fratelli. Tra voi due c'è un solo re. Fonderà un impero nuovo, come mai il mondo ne ha conosciuto e come mai ne conoscerà negli anni a venire. Questo chiedono gli dèi. Cura maniacale dei minimi dettagli, dalla luce naturale ai denti marci dei protagonisti. Questo è un genere di film che io mi aspetto da Hollywood e tu l'hai reso possibile in Italia. E ti faccio i miei complimenti perché è stato incredibile. Ti ringrazio. Sono uscita dalla sala entusiasta. Grazie davvero. Ma guarda, l'ho fatto con grande sincerità, nel senso che nel mio piccolo, diciamo, cerco di costruire le storie con delle chiavi di realismo, no? Quindi cerco di dare il dettaglio giusto, come dici tu, che è una parola preziosissima secondo me, a questo racconto. E quindi il fatto stesso è che poi il dettaglio crea, no, il senso di quello che vediamo. Quindi quell'esperienza immersiva che tu hai vissuto e che io voglio far vivere allo spettatore, diciamo, si crea, si costruisce anche proprio attraverso una grande attenzione a tutto, no? Alla luce, al colore della pelle, a come sono fatti i corpi, come si muovono, com'è la lingua. Tutta questa avventura compone un'opera che deve avere poi, se vuoi, una sintesi unica e che quindi deve funzionare a 360 gradi. Come l'hai girato? Allora, la scena dell'esondazione del Tevere è un insieme di diverse tecniche che si applicano. Abbiamo costruito un'enorme piscina di lunga 50 metri, larga 15, dove muovendo l'acqua realizziamo dei plate che sono gli attori che vengono colpiti. Poi ci sono delle grandi cascate artificiali che costruiamo per gli impatti. Siamo andati in Sud America a girare delle immagini di acqua che si muove, acqua alla quale noi non siamo abituati, no? Acqua di grandi fiumi che esondano, e quindi la costruzione di questi livelli insieme, grazie alle società di VFX che hanno lavorato a questo film, che sono società che vengono da tutta Europa, ha permesso e permette questa, se vuoi, questo risultato che hai visto, insomma, nei primi minuti del film. Quei due nell'altra stanza. Certo, è stato molto intenso. Loro sono molto bravi anche a Alessandro e Alessio, hanno reso insieme agli altri attori molto credibile il mondo che vedevano e vivevano con i loro occhi, quindi quella emotività ci restituisce un racconto che ha una sintesi forte e ci regala poi quell'esperienza che io, sono sincero, da spettatore ho vissuto e vivo insieme a te. Un saluto a Dire Giovani e buona visione con il primo re.